Buonasera a tutti. Ho pensato di proporre il tema del contratto EPC, e il contratto di Engineering, Procurement e Construction. Il termine EPC Contract, viene usato anche per un altro tipo di contratto, che invece è l'Energy Performance Contract. È una figura contrattuale di grande moda, date le tristi congiunture che ci affliggono. È il contratto con il quale si affida ad una società l'onere della realizzazione di investimenti di efficientamento energetico, e quindi la società che si chiama ES Co esegue i lavori di qualificazione energetica di un immobile, per esempio, a fronte di un corrispettivo che le verrà saldato attraverso il risparmio conseguito dal cliente, che quindi non sostiene alcuna spesa di investimento iniziale e ottiene invece un risparmio non dovendo più accedere alla rete di erogazione dell'energia esterna. Noi non parliamo del contratto dell'Energy Performance Contract, ma molto più miseramente del Engineering Procurement e Construction Contract. Quindi è il contratto con il quale un soggetto che viene denominato General Contractor viene incaricato della progettazione di un impianto, di un'attrezzatura, ma come vedremo si parla normalmente nel mondo degli EPC contracts di commesse molto articolate, della fase di approvvigionamento, perciò di acquisto di materie prime e di tutta l'attrezzatura necessaria alla realizzazione dell'impianto e altresì della fase costruttiva. La sigla EPC Contract, può convertirsi, talvolta capita, in EPCC, dove la seconda C sta per commissioning, quindi per collaudo. In questo caso il General Contractor, porta a compimento, l'ambito degli oneri a lui accollati, giungendo fino al momento di collaudo dell'impianto e quindi, si tratta davvero di una commessa chiavi in mano, dove dall'ideazione progettuale fino al momento nel quale si gira la chiave e si accende l'impianto, tutto è gestito dal General Contractor. Come intuibile e come già detto, si tratta di una struttura documentale così complessa che si giustifica soprattutto per progetti di ampio respiro, per la realizzazione di infrastrutture, critiche che presentino notevoli difficoltà già dalla fase progettuale e fino appunto al conseguimento del traguardo esecutivo unico. È uno strumento quindi largamente impiegato nel settore dei grandi progetti internazionali. Ho pensato di raccogliere in questa slide qualche informazione illustrativa dell'entità dell'argomento di cui stiamo parlando. Le imprese italiane, questi sono dati forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico, sono attualmente impegnate in circa 90 paesi nella realizzazione di oltre 800 opere infrastrutturali per un controvalore complessivo stimato nel 2021, nella misura di oltre 80 miliardi e con una pipeline di nuovi progetti già conferiti con stipula di contratti EPC, ma ancora da iniziare per ulteriori 50 miliardi, con una crescita esponenziale nel coinvolgimento degli operatori italiani pari addirittura al 196% nel decennio 2010-2020. Ho elencato qualche commessa interessante, indicativa dell'entità appunto degli investimenti e degli interventi di cui si parla: l'ampliamento del canale di Panama, la galleria Monte Ceneri, cioè il raddoppio della linea ferroviaria, nel traforo del Gottardo, quindi tra Italia e Svizzera, la grande diga, cosiddetta Renaissance Dam in Etiopia, la metropolitana di Riyadh, un ulteriore ponte sul Bosforo, a suo tempo anche il vituperato ponte Crimea-Russia, aveva formato oggetto di un contratto EPC. Intuitivamente parliamo perciò di una fattispecie negoziale estremamente complessa. Non molto raramente il contratto EPC vede sulla scena soltanto due attori,
il committente da un lato e il contractor, l'appaltatore dall'altro. Si assiste invece a una proliferazione di soggetti, di centri di interesse. Immaginiamo il caso di un governo, per esempio il governo della Nigeria, come è capitato a me, che conferisce i diritti di sfruttamento di un giacimento petrolifero a un soggetto, tipicamente una International Oil Company, quindi il governo è land user. La società che acquisisce i diritti, il concessionario, si chiama owner. L'owner raramente approccia la materia di un EPC contract senza il sostegno di un consultant. Si arriva alla selezione di un contractor, appunto, vulgo appaltatore, se vogliamo già usare questo linguaggio che a breve impiegheremo. L'appaltatore, nonostante la sua qualifica di general contractor, molto spesso si subappalta buone parti dello scopo, lo scopo work che gli è stato assegnato. Entrano perciò in gioco i subcontractors. Ci sono subcontractors che sono soltanto fornitori di parti, magari di parti standardizzate, e quindi questi sono i vendors. Nessuno manca di affrontare una commessa complicata senza il proprio consulente specialista e poi a completare il quadro ruotano nell'atmosfera una serie di service providers, quindi di fornitori di servizi accessori. Quindi il contratto EPC, per sua definizione, assomma in sé componenti di varie tipologie contrattuali. Se vogliamo dedicarci all'esercizio della sussunzione al di sotto di un unico istituto giuridico, i nostri sforzi saranno frustrati. Evidentemente, l'analogia che più rapidamente viene alla mente è quella con la figura dell'appalto. Si comincia con un appalto di servizi di ingegneria, la fase di engineering è la fase progettuale che viene appaltata ad un soggetto in grado di espletare quel tipo di attività. C'è una parte di cessione, di fornitura di un equipment che è stato realizzato attraverso un'attività di acquisto a monte, c'è la fase di construction. Come dicevo, il contractor, ancorché qualificato come general, per necessità si avvale di una serie di soggetti coadiutori a cui può demandare in tutto e in parte anche le stesse attività che danno nome al contratto, quindi la stessa attività di engineering o l'attività di sourcing o procurement. La frazione di scope of work che più tipicamente viene affidata ad altri partners è l'attività costruttiva. È evidente che un grande EPC contractor, per esempio Webuild o Tecnimont, per citare delle realtà di grande prestigio nel nostro paese, non manderanno necessariamente operai edili per realizzare le attività di scavo in loco, ma le demanderanno a dei partners locali, senza che questo vada ad incidere sul loro ruolo di general contractor. Soprattutto rispetto alla componente di procurement, quindi di acquisto e vendita, acquisto a monte di materiali, materie prime e strumenti, attrezzature e vendita come parte del pacchetto generale, si è alimentato il dibattito qualificatorio che suggeriva il richiamo alla figura della vendita di cosa futura. C'è da dire che se di vendita si tratta, certo vi è ben poco di standardizzato, perché in un contratto EPC è il cliente, sia esso end user o owner, a fornire le specifiche tecniche per la realizzazione di tutto l'equipment e quindi l'apporto del realizzatore è veramente un apporto customizzato e specifico che fa prevalere per una vicinanza maggiore e prossimità rispetto alla fattispecie dell'appalto. Naturalmente il dibattito ha un significato perché è normalmente mirato a propugnare l'applicazione della disciplina della compravendita rispetto a quella dell'appalto, con ovvi impatti in termini soprattutto di durata delle garanzie, oltre che di ambito della responsabilità.
Un argomento con cui ci si confronta nella fase di negoziazione di un contratto EPC è proprio quello della riconducibilità, almeno della parte di procurement, sourcing e supply, quindi di fornitura dell'equipment, all'ambito di applicazione della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale. La Convenzione, sin dall'articolo 1, individuazione del campo di applicazione, chiarisce che la sua applicabilità è condizionata alla circostanza che il contratto possa qualificarsi come vendita e che questa qualificazione avvenga in conformità ai criteri dettati dalla stessa convenzione. Recita l'articolo 1,1: la presente convenzione si applica ai contratti di vendita delle merci tra parti aventi la loro sede in stati diversi. È interessante notare che la convenzione entra in gioco non soltanto quando gli stati di ubicazione dei contraenti sono stati contraenti, delle parti contraenti del contratto sono essi stati contraenti della convenzione, ma anche quando sono le norme di diritto internazionale privato in qualche modo coinvolte nel processo negoziale a rinviare all'applicazione della legge di uno stato contraente. Quindi anche nell'ipotesi di una parte costituita in una giurisdizione, per esempio l'Australia, e dell'altra costituita in una diversa giurisdizione extra UE, immaginiamo Stati Uniti d'America, stipulano un EPC contract, non è esclusa in astratto l'applicabilità della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci, anche qualora uno dei due stati di incorporazione non sia uno stato contraente, quando tuttavia le norme di diritto internazionale privato che entrano in gioco rispetto a quello specifico contratto portano ad individuare come applicabile la legge di uno Stato contraente. Per esempio, un'opera da realizzarsi in Italia, con il coinvolgimento di vari subcontractors e vendors italiani e con il richiamo a norme di legge or qui e or là, comunque dell'ordinamento italiano, costituirà un ottimo fondamento per argomentare che la Convenzione di Roma è applicabile. La Convenzione di Roma però presuppone che non vi sia incertezza sull'assimilabilità del contratto ad una vera e propria vendita. La vendita può essere, dice l'articolo 3,1, una vendita di cosa futura. Sono considerate vendite i contratti di fornitura di merci da fabbricare o produrre, ma questo soltanto quando la parte che ordina le merci, e quindi nel nostro caso il committente, non debba essa stessa fornire una parte essenziale del materiale necessario alla fabbricazione o produzione. Quindi, qualora al contrario sia l'acquirente, e quindi il nostro committente, a fornire parte sostanziale del materiale di fabbricazione, il richiamo alla Convenzione di Vienna è precluso perché difettano gli estremi per qualificare il rapporto negoziale come un contratto di vendita. Inoltre, aggiunge il comma 2 dell'articolo 3, la presente convenzione non si applica ai contratti nei quali la parte preponderante dell'obbligo del fornitore consiste nella prestazione di manodopera o di servizi. Ho provato a citare un paio di casi precedenti interessanti in cui questi due temi, l'articolo 1, scusate, il comma 1 e il comma 2 dell'articolo 3, sono stati sottoposti ad analisi. In un caso remoto ma interessante, la Corte d'Appello di Chambéry stabilì che la Convenzione di Vienna non era applicabile in quanto il cliente aveva fornito tutte le specifiche tecniche e le specifiche tecniche erano da considerarsi come parte sostanziale del materiale di fabbricazione. Pertanto non rilevava la circostanza che il venditore fosse stato colui che aveva procurato le materie prime, poiché in realtà senza le direttive tecniche dell'acquirente non vi sarebbe stato iter di fabbricazione.
In un altro caso, affrontato dal Handelsgericht di Zurigo, si è richiamato il secondo comma dell'articolo 3 per argomentare che i contratti turnkey, che sono proprio quelli di cui qui prevalentemente ci occupiamo, cioè i contratti chiave in mano, nei quali al general contractor viene affidata ogni attività dalla fase progettuale al completamento del collaudo, non sono governati dalla convenzione, poiché è nettamente prevalente la componente di servizio rispetto alla mera vendita. Devo dire che nella mia esperienza il tema dell'applicabilità della Convenzione di Vienna non ha mai necessitato di essere affrontato con grande dispendio di energie cerebrali e giuridiche, perché tutti i committenti si sono sempre premurati di escludere specificamente l'applicabilità della Convenzione di Vienna. Questo sull'assunto, per verità abbastanza indimostrato, che la Convenzione di Vienna sia eccessivamente favorevole nei confronti del fornitore. Il contratto di Engineering, Procurement and Construction, quindi, per come noi lo stiamo esaminando, è tipicamente un contratto che presenta forte prossimità rispetto alla fattispecie dell'appalto e che si caratterizza per la sua internazionalità, che si origina già dalla nazionalità delle parti, che può essere confermata dal luogo di esecuzione del progetto, ubicato in una nazione terza rispetto alle nazioni di appartenenza delle parti, la lingua, la valuta prescelta per la definizione delle transazioni finanziarie, il luogo di definizione delle controversie e la stessa modalità, il richiamo ad un istituto arbitrale, una camera arbitrale di una nazione ancora terza rispetto a tutte quelle che si sono considerate sino ad ora, e naturalmente la legge regolatrice. È intuitivo che la natura internazionale del contratto sussiste, spesso non si compie lo sforzo astratto di capire da che cosa deriva quell'internazionalità, perché ciò che si registra è un compendio di aspetti giuridici, di veri e propri elementi di collegamento a più ordinamenti giuridici. Li ho citati, per esempio la nazionalità delle parti, il luogo di stipula del contratto, fattori economici, il passaggio transfrontaliero di merci, la prestazione in altre nazioni di servizi e i flussi monetari che rispecchiano questi diversi ordinamenti coinvolti, un elemento fattuale e diciamo la presenza di diverse sfere di sovranità che interferiscono rispetto a quella commessa. Ai fini dell'internazionalità del contratto d'appalto, ha osservato la dottrina, occorre quindi che una delle parti o uno degli elementi significativi della fattispecie concreta, il luogo di realizzazione della costruzione, la nazionalità del land user, per esempio un governo straniero, appartenga ad un ordinamento giuridico differente rispetto a quello degli altri. E quindi noi possiamo serenamente dire che il nostro contratto IPC rientrerà a buon titolo nella definizione di appalto internazionale ogni qualvolta, sotto un profilo soggettivo, oggettivo o ad esito di un'analisi di diritto internazionale privato, possiamo constatare che rispetto a quella commessa interferiscono più discipline nazionali. Ecco, naturalmente adesso si è bloccata la condivisione. Il corollario più immediato che immagineremo possa discendere da tutta questa discettazione è che si possa immaginare che quindi il contratto IPC, in ragione della sua spiccata internazionalità, possa essere assistito da una legge ad hoc, anch'essa internazionale, nascente da un compendio di riferimenti normativi variati che vanno magicamente a combinarsi e a formare una fonte autonoma di diritto. Effettivamente la tendenza nel settore della redazione e della negoziazione dei contratti IPC è molto spesso quella al richiamo di testi standards che sono pubblicati da organizzazioni internazionali,
private o governative, per esempio l'ICC, la Camera di Commercio Internazionale, l'ANSITRAL, che è la Commissione per le Transazioni Commerciali delle Nazioni Unite, la FIDIC, che è l'International Federation of Consulting Engineers. Tutte queste organizzazioni hanno pubblicato e tengono costantemente aggiornati dei modelli di EPC contracts estremamente articolati, e quindi quando ci si approccia a una commessa di questo tipo ci si può attendere che parta quella che definiamo spesso, brevemente, sinteticamente, la battaglia dei formulari, nel senso che ciascuno cerca di imporre il formulario di suo maggior piacimento. In realtà l'esistenza di una legge del cantiere in quanto tale, cioè un ordinamento giuridico sovranazionale nascente da una combinazione di elementi attinti a vari sistemi giuridici, è dubbia. È stato osservato in materia che i contratti e le condizioni generali non possono mai sostituire completamente le leggi nazionali, né mai potrebbero, perché anche per essere soltanto interpretati necessitano di chiarezza circa i criteri interpretativi dettati dall'uno o dall'altro ordinamento che entra in gioco, o criteri che potrebbero non coincidere. E questo ci induce a concludere che una lex constructionis non sia individuabile come un sistema normativo omogeneo. È indubbio però, come dicevo, che la prassi della redazione, della negoziazione dei contratti EPC porta all'utilizzo di codici semantici comuni, e quindi la legge regolatrice sarà integrata da una serie di riferimenti di prassi che sono riconosciuti dalla case law nelle varie corti internazionali che si trovano ad affrontare argomenti connessi a contratti che hanno in mano, contratti EPCs. Il tema della legge regolatrice, che viene di conseguenza rispetto alle riflessioni che ho fatto sino ad ora, è anch'esso molto appassionante, e naturalmente all'autonomia delle parti è rimessa la facoltà di individuare una legge alla quale assoggettare il contratto, posto che la lex constructionis in quanto tale altrimenti non potrebbe costituire un valido riferimento. Il regolamento Roma 1 stabilisce, naturalmente fa salva la piena autonomia delle parti, e disciplina la facoltà delle stesse di optare anche per riferimenti incrociati a più ordinamenti giuridici a seconda degli aspetti del contratto che si vogliono disciplinare. L'articolo 3.3, sempre del regolamento Roma 1, che ha sostituito l'originaria Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni, stabilisce che cosa accade qualora quella scelta sia mancata. Scusate, l'articolo 3 disciplina che cosa succede se le parti non hanno operato una scelta. E poi questo comma 3 che ho pensato di richiamare qui è quello che stabilisce un principio importante, cioè che ferma l'autonomia delle parti, è anche vero che qualora questa autonomia sia stata impiegata in modo un po' strumentale, facendo un'attività di shopping della legge più conveniente, a dispetto della circostanza che in realtà quello specifico contratto è del tutto appartenente a un solo ordinamento giuridico, la conseguenza è che la scelta di una legge diversa non può comunque eludere l'applicazione delle disposizioni di legge locale inderogabili. Concludo questo argomento dicendo che, così come per la Convenzione di Vienna e tutto il dibattito relativo, anche il tema della individuazione della legge applicabile è di rado una preoccupazione in una fase di redazione e negoziazione di un contratto EPC, perché le parti sono sempre molto attente nel selezionare in maniera specifica una legge regolatrice e nel escludere qualsiasi margine di equivocabilità che possa in una fase successiva
contenziosa, giocare a favore invece del richiamo di un diverso ordinamento giuridico. Quindi raramente nella mia esperienza è capitato di dover andare a dibattere se ricorressero gli estremi del comma terzo dell'articolo 3 del regolamento Roma 1, perché la clausola di legge regolatrice era forse la più chiara di tutto il contratto, a scanso equivoci successivi. Il contratto IPC è quindi caratterizzato da una notevole complessità di contenuti perché va a disciplinare commesse di tale portata che prevedono fasi esecutive articolate negli anni, tali da implicare una serie di aspetti anche estremamente capillari ed analitici da regolare ex ante. E per darvi un'idea, ho provato a riprodurre un indice di un contratto IPC che mi è capitato di negoziare, non un indice particolarmente nutrito, anzi uno dei più semplici. Come vedete, arriviamo all'articolo 57. Interessante notare che questo contratto, derivando da un form di quelli di cui vi facevo parola prima, contiene alcune clausole che vengono semplicemente depennate nel caso di specie, ma senza cambiare la numerazione. Quindi abbiamo degli articoli rispetto a cui si dice semplicemente not used, cioè quell'articolo che sarebbe scritto nel form, qui non viene richiamato. E poi c'è un lungo elenco di allegati, spesso divisi tra exhibits e annexes, a seconda della funzione che questi allegati assolvono nell'economia generale del contratto. Questa sovrapposizione di documenti spiega perché una delle clausole più dibattute e che, in cui ci si imbatte immediatamente nello scorrere un contratto IPC è quella che disciplina l'ordine di precedenza dei documenti. Immaginiamo nella ipotesi che vi descrivevo all'inizio, quella di un governo che assegna la concessione di sfruttamento di un giacimento a un concessionario, il quale coinvolge un consultant. Il consultant assegna l'appalto internazionale, l'EPC contract, a un general contractor, il quale coinvolge un ambito di satelliti e ciascuno aggiunge il suo allegato, il suo documento tecnico integrativo che ritiene essenziale, per esempio l'offerta del general contractor, le offerte dei sub contractors, gli ordini emessi ai vendors. Potete intuire agevolmente come nell'eventualità di un conflitto interpretativo sia indispensabile aver chiarito qual è l'ordine di precedenza dei documenti. Si potrebbe immaginare ingenuamente che questo sia un tema intuitivo, che quindi non ci sia bisogno di scriverlo espressamente, nel senso che il contratto vero e proprio prevale rispetto agli allegati, ma sarebbe un'induzione inesatta perché il contratto principale magari è a sua volta composto di più formulari e comunque molto spesso gli exhibits tecnici entrano in dettagli che nel contratto principale non sono richiamati e quindi una clausola sull'ordine di precedenza è fondamentale. Io ho visto numerosissimi conflitti consumarsi su questa clausola. Un altro contenuto molto importante che assorbe grandi energie nella fase di negoziazione è quello delle garanzie. La tipologia di garanzie coinvolte nell'esecuzione di una grande commessa è piuttosto variata. Si parte dalla richiesta di una garanzia di partecipazione alla fase di assegnazione della commessa. Nel caso in cui vi siano più potenziali contractors che partecipano a un bando, ciascuno di essi dovrà fornire una cauzione, bid bond, che dia conferma al committente della solidità finanziaria di colui che si propone di diventare general contractor. Nel momento successivo all'aggiudicazione del contratto, quindi quando lo stesso è stato stipulato ed è previsto il versamento di un anticipo, scatta la richiesta di un advance payment bond, quindi di una garanzia che viene fornita dal contractor al committente, owner o end user, a seconda delle
variabili che ho provato a esemplificare prima, per assicurare che l'anticipo verrà restituito qualora intervenga un successivo inadempimento. Più avanti nella fase esecutiva si pone invece per il committente la necessità di garantirsi una corretta esecuzione di tutti gli obblighi attuativi del progetto ed è qui che viene avanzata la richiesta di un performance bond, che quindi si differenzia rispetto all'advance payment perché quest'ultimo ha ad oggetto il solo importo dell'anticipo, mentre il performance bond va a coprire la quasi totalità del prezzo pattuito. Una volta completata la fase esecutiva e effettuato il collaudo, si attualizzano gli obblighi di garanzia, quindi qualora a valle del collaudo e quindi della consegna dell'impianto si creino delle difficoltà tecniche che evidenziano dei difetti costruttivi o dei vizi di progettazione, il committente vuole essere in grado di disporre di uno strumento di garanzia rapidamente escutibile che lo copra delle spese necessarie per risolvere il problema sorto durante il periodo di garanzia. Se tutto va bene e tutto si conclude positivamente e decorrono i termini degli obblighi di garanzia, che insomma sono comunque sempre significativi perché si parla tipicamente di un minimo di 12 e via crescendo fino ad un massimo di 24 mesi dalla consegna oppure 36 mesi dalla consegna e 24 mesi dal completamento della fase di commissioning, a seconda di come è strutturato l'accordo. Se comunque tutto questo è felicemente alle spalle, il contractor non può comunque ancora dirsi libero dai suoi obblighi di garanzia perché assai frequentemente il committente richiede che gli venga fornito un retention bond oppure che in luogo di un bond, cioè di una garanzia bancaria o assicurativa, venga comunque lasciata una retention, cioè una frazione del prezzo. Normalmente non si eccede un massimo del 5%, denari che vengono tenuti in tasca dal committente per garantirsi l'espletamento di una serie di attività che non sono le attività di garanzia, né sono delle attività ancora correlate alla fase di performance, ma sono piccoli adempimenti, piccoli non tanto, spesso si parla di molti soldi, ma diciamo attività che nell'economia generale del contratto sono di fine tuning, quindi di finale esecuzione, di piccoli controlli, verniciature, verifiche non distruttive, tutte quelle attività che non impediscono il completamento della fase di commissioning, ma che comunque il committente vuole vedere regolarmente eseguite, anche se è già se ha già acquisito la disponibilità dell'impianto. Non vuole però trovarsi, per esempio, appunto con delle verniciature, con delle scalette da applicare, con delle piccole valvole dell'impianto, della sala di controllo da dover sostituire a suo carico. E questa è l'attività, le cosiddette punch list, cioè le liste di piccoli adempimenti accessori che qualora non eseguite, legittimano il committente a escutere il retention bond oppure a tenersi in tasca quella parte di retention che non aveva ancora liquidato. Tutti questi bonds sono forniti nella forma di garanzia rilasciata da primario ente finanziario internazionale escutibile a prima richiesta. Nessuno si arrischia a chiedere una fideiussione, cioè una garanzia accessoria. Tutti esigono che si tratti di garanzie assolutamente autonome che consentono al beneficiario di escutere la copertura senza dover incorrere in nessun tipo di obiezioni ed eccezioni legate al rapporto sostanziale sottostante. Campo di battaglia principe nella negoziazione di un contratto EPC sono certamente quelle che in italiano chiamiamo clausole penali, ma a breve vi dirò come il termine possa essere fuorviante. Le penali sono impiegate per sanzionare la ritardata consegna. Oppure summa divisio, penali da ritardo, oppure penali da performance che vanno a sanzionare le modalità esecutive. La clausola penale che scatta nell'ipotesi di ritardo è anch'essa, diciamo,
diciamo, partecipe della complessità del contratto. Diventa molto importante stabilire come vengono quantificate queste penali e quindi occorre essere molto precisi nell'indicare se la penale scatti immediatamente rispetto alla mancata osservanza del termine di consegna o se invece possa essere applicato un cosiddetto periodo di grazia, quindi rispetto alla data di consegna, comunque nessuna penale è dovuta, per esempio, per i 30 giorni successivi, se si è bravi a negoziare, o per i 7 giorni successivi. È importante precisare se la penale vada calcolata sull'intero prezzo del contratto o sul prezzo corrispondente alla sola parte in ritardo. Il committente cerca sempre di prevedere che la penale vada calcolata sull'intero valore del contratto. Il general contractor oppone strenua resistenza argomentando che soltanto la parte la cui consegna è stata differita andrà presa in considerazione ai fini del conteggio della penale. E molto importante anche precisare se ai fini del calcolo della penale si debbano prendere in considerazione le intere giornate o anche le frazioni di giornate, le frazioni di settimana. Sembrano dettagli defatiganti, ma invece sommati portano a degli impatti economici veramente rilevanti. Vedete qui in questo esempio che ho riprodotto un passaggio molto importante che diventa sempre chiave nella negoziazione di un contratto EPC, cioè il concetto del sole remedy. È sempre molto importante dal punto di vista del contractor pattuire che i danni, i cosiddetti liquidated damages, quindi la penale, rappresentano l'unico strumento a disposizione del committente, pertanto con esclusione dei danni ulteriori. Sono tematiche che per noi, che siamo figli di sistemi di civil law, dove anche se non è scritto, soccorre, anche se non è scritto come ci si comporta in caso di danni ulteriori, soccorre una norma del codice civile, nell'ambiente internazionale, quando ci si rapporta a sistemi di common law, non è affatto così e quindi diventa essenziale assicurarsi per il contractor che i liquidated damages che ha faticosamente accettato di accollarsi rappresentino però la sua massima esposizione di rischio e non vi sia la possibilità per il committente di accampare pretese ulteriori rispetto ai danni, scusate, rispetto alla penale. Vengo al tema dell'uso del termine penale. È interessante notare che il termine penalty in inglese non ha lo stesso significato del termine liquidated damages. Noi correntemente traduciamo in italiano liquidated damages come penali, ma in realtà i liquidated damages rappresentano, il termine in realtà lo dice, una genuina preventiva quantificazione dei danni che il committente si aspetta potrà sopportare, potrà trovarsi a sopportare nell'ipotesi di un ritardo da parte del contractor. La penalty, invece, nei sistemi di common law è una penale, ovvero si è una sanzione che prescinde dalla effettiva quantificazione del danno e che mira a stigmatizzare il comportamento inadempiente del contractor. Per questa ragione, nei contratti di common law, negli EPCs di common law, viene sempre precisato che i liquidated damages, questa è un'opzione del committente. Gli avvocati del committente sono sempre molto attenti nell'aggiungere una locuzione che precisa che questi liquidated damages non sono una penalty, cioè non rappresentano una penalità. Perché questo è importante? Perché le corti di common law, di fronte a una clausola che possa ricostruirsi come penalty e non come liquidated damages, hanno la facoltà di procedere a una riduzione, cosa che invece non è consentita nell'ipotesi di liquidated damages. Mentre il nostro codice civile parla genericamente di penale riducibile qualora manifestamente sproporzionata, nella cultura di common law, i liquidated damages
proprio perché vogliono costituire il risultato di uno sforzo congiunto fatto ex ante di quantificare quale sarà la massima ricaduta negativa di un ritardo, non sono suscettibili di successiva riduzione. Lo è invece la penalty, perché l'assunto della Corte di Common Law è che quella penalty aveva una valenza punitiva e nel caso concreto può rivelarsi sproporzionata. La penale, come dicevo, può anche andare a rappresentare uno strumento di reazione rispetto non ad un ritardo di consegna, ma ad una esecuzione imprecisa, e tipicamente nell'ipotesi di impianti che non raggiungano i livelli di performance, per esempio i livelli di efficienza energetica che erano stati negozialmente pattuiti. Anche qui, come potete vedere, si tratta di clausole piuttosto complicate nelle quali bisogna indicare dei parametri di quantificazione, vanno indicati i limiti di tolleranza qualora vengano pattuiti e bisogna poi stabilire che cosa succede se i limiti di tolleranza non vengono neanch'essi osservati. In questa clausola specifica, vedete l'ultima frase, si prevedeva che potesse essere stabilito un limite di tolleranza qualora il limite di tolleranza non sia stato specificato o comunque il risultato indichi chiaramente che gli attuali livelli di performance non rientrano nei limiti di tolleranza, allora il venditore dovrà make good, cioè dovrà riparare il difetto a suo costo, quindi non se la potrà cavare con il pagamento di una penale, ma dovrà adoperarsi per ripristinare quei livelli di performance che erano stati garantiti. E quindi è chiaro che l'ipotesi dell'eccedere il limite di tolleranza è quella più rovinosa, perché a quel punto non soltanto il contractor deve, o il vendor deve pagare i danni che aveva già a suo tempo stimato e quindi messo nel suo budget di commessa, ma anche adoperarsi per rimuovere il difetto che è risultato inficiare la capacità di performance dell'impianto. Una clausola che appassiona chi negozia i contratti IPC, ma che rappresenta l'araba fenice, che ci sia ciascuno lo dice, no, scusate, che non si riesca, dove sia nessuno lo sa, è proprio la clausola no harm, no foul. È la clausola nella quale si dice che proprio perché i liquidated damages rappresentano una stima genuina del danno che verrà sopportato dall'owner o in generale dal committente, qualora questo danno non si verifichi, i liquidated damages non saranno dovuti. Nella mia esperienza, non ho mai visto un committente accettare la clausola no harm, no foul, perché il committente argomenta sempre che la pattuizione di una clausola di liquidated damages è una scommessa per entrambe le parti, che cercano, come ho detto, di calcolare ex ante la loro massima esposizione al rischio e come tale veicola un margine di alea e perciò non è possibile ex post rivendicare che il rischio non si è avverato e che quindi il committente, nonostante il ritardo accumulato, non possa pretendere il pagamento dei danni. Ci piacerebbe molto essere più convincenti nel propugnare la necessità di una clausola no harm, no foul, ma molto raramente abbiamo successo in questa prospettiva. Altre clausole di interesse sono le clausole di termination e di suspension. La termination è la risoluzione o il recesso e normalmente con un richiamo a norme di common law si stabilisce quali sono i presupposti per una risoluzione per inadempimento. Ecco, invece la termination for convenience è l'equivalente del nostro recesso ad nutum. In aggiunta alla termination for convenience, spesso è previsto un diritto di sospensione, il diritto per il committente di sospendere l'esecuzione del progetto una o più volte. Questa è una realtà, questa è un'esigenza che nella realtà molto spesso si prospetta, perché commesse di questa portata non di rado si accompagnano a intense negoziazioni del supporto
finanziario e quindi magari quando il comitato di sindacazione delle banche non ha completato tutta la parte finanziaria e quindi il committente non si vede garantiti i flussi finanziari su cui aveva fatto conto, opterà per la sospensione. Il vero argomento qui diventa quello dei costi di sospensione o di cancellazione nel caso di termination. Il general contractor non gradisce l'idea di trovarsi a metà del guado e di vedersi risolto il contratto e non si accontenta di vedersi pagati i soli costi vivi che abbia sostenuto fino a quel momento. Quindi l'abilità degli avvocati del contractor si manifesta nel negoziare con grande zelo una schedule di cancellation fees o di suspension fees, cioè dei costi che dovranno essere pagati dal committente al di là, come dicevo, delle spese vive fino a quel momento sostenute dal suo contractor, nel caso di sospensione e soprattutto nel caso di cancellazione del progetto. Spesso all'interno della clausola di suspension il contractor o il fornitore, sub-vendor o sub-contractor del general contractor, si riserva la facoltà di far pagare lo storage dell'equipment, cioè il custodire a proprio magazzino degli impianti di tale portata, viene concesso gratuitamente soltanto per un tempo limitato, oltre il quale si pretende il pagamento di un costo di storage che rientra in questa schedule di suspension fees o può costituire una voce a latere. Una ulteriore clausola interessante è quella delle condizioni del sito. Quando il sito di realizzazione del progetto viene consegnato, naturalmente il contractor svolge tutti i suoi accertamenti, ma può essere che ci siano delle condizioni, per esempio di falda acquifera inquinata o altro, che non erano oggettivamente riscontrabili nel momento della consegna del sito. Quindi molto importante anche qui allocare le rispettive responsabilità tra committente e contractor nell'ipotesi in cui insorgano queste sopravvenienze passive di cui naturalmente nessuno si vuole mai far carico. Il tema dei permits and licenses, anch'esso molto dibattuto, normalmente il contractor assicura di essere in possesso degli assentimenti amministrativi necessari allo svolgimento delle sue attività in quel paese, ma chiede un'ampia collaborazione da parte dell'owner, per esempio anche in tema di visti e permessi di lavoro. La proprietà intellettuale campo di battaglia, anch'esso molto sanguinoso. La distinzione cardine qui è quella tra background intellectual property e foreground intellectual property. La background è la proprietà industriale e il know-how che ciascuno apporta di suo, quindi il committente con le sue specifiche tecniche e il contractor nella sua fase esecutiva. La foreground è quella proprietà intellettuale che può venirsi a creare per effetto dell'interazione tra i vari soggetti. Naturalmente la background IP viene sempre riconosciuta di proprietà di colui che l'ha apportata. Sulla foreground IP si consumano scontri sanguinosi perché il contractor dice: io ci ho messo la mia ingegneria e quindi anche se tu mi hai fornito le specifiche tecniche, in realtà l'apporto creativo è stato mio. L'owner dice: manco per sogno, se no, tu non avessi avuto le mie specifiche tecniche, questo miglioramento dell'impianto non l'avresti ideato e quindi io tutt'al più te ne posso dare una licenza non cedibile e gratuita ma temporanea e comunque con un ambito limitato. E lì poi si vede chi prevale. Le limitazioni di responsabilità, ora cerco di accelerare. È molto importante per il contractor stabilire qual è la responsabilità massima in cui egli può incorrere, quindi la sommatoria dei liquidated damages delle varie categorie, gli eventuali costi addizionali, i cosiddetti back charges, che gli possono venire addebitati
qualora non si sia stabilito che i famosi liquidated damages erano il solo rimedio a disposizione del committente. E quindi il contractor cercherà sempre di stabilire che la sua massima esposizione di responsabilità non raggiunge il 100% del prezzo pattuito, e il committente tirerà invece in direzione di una percentuale almeno pari al 100%, se non superiore. L'esclusione di varie categorie di danni, ciascuno tenderà a, questa in genere una questione su cui ci si trova su posizioni affini tra l'una e l'altra parte del tavolo, tutti sono molto preoccupati di escludere certe categorie di danni che nei sistemi di common law possono rivelarsi catastrofici, per esempio i danni punitivi o i danni esemplari o i danni di tipo speculativo. La prescrizione convenzionale, il contractor è sempre molto interessato a dire che le sue responsabilità non possono rimanere esposte fino alla decorrenza del termine di prescrizione decennale, che magari nel suo ordinamento di appartenenza è contemplato, e quindi tende a circoscrivere la sua esposizione ad addebiti da parte del contractor al solo periodo di garanzia, da parte del committente, scusate. Il committente invece vuole riservarsi mano libera per vedere come l'impianto performa e se si creano difficoltà anche ben dopo il collaudo e ben dopo il decorso dei termini di garanzia. Ecco, qui ogni tanto si blocca tutto. Arriviamo così alla clausola suggello dei contratti EPCs, che è quella di risoluzione delle controversie. Al di là della scelta della giurisdizione ordinaria, che molto raramente viene accettata, o dell'arbitrato, il vero focus di tutta la negoziazione è sui meccanismi cosiddetti alternativi di risoluzione delle dispute. Capite che in una commessa del valore di numerosi miliardi di dollari nessuno ha voglia di trovarsi davanti a un collegio arbitrale o men che meno davanti a una corte, perché in quel momento l'impatto catastrofico della disputa si è già avvertito nella sua magnitudine, e quindi sono davvero essenziali dei meccanismi di risoluzione alternativa. Sono di regola simili arbitrati o arbitraggi con cui si deferisce a un collegio di rappresentanti tecnici il compito di dirimere la disputa in maniera sostanzialmente negoziata ed amichevole, con uno scambio di concessioni commerciali. Interessante e molto frequente è il meccanismo di escalation. Qui ve ne ho proposto un esempio. Quando sorge una disputa significativa, le parti designano un comitato di revisione congiunta, che dovrà constare di un rappresentante del business, cioè della parte commerciale, un rappresentante tecnico e un legal representative, che qui non vuol dire rappresentante legale, ma vuol dire legal counsel, i quali intraprenderanno delle negoziazioni in buona fede per la durata di 30 giorni. Se questo comitato di revisione congiunta non è in grado, nonostante l'uso di sforzi ragionevoli, e lo svolgimento, è interessante, vedete qui il riferimento, almeno un incontro di persona durante quei 30 giorni, allora dietro richiesta scritta si procederà a escalate, cioè a elevare il livello della disputa coinvolgendo i vertici decisionali delle società in conflitto. In ogni caso rimane ferma, e in questa clausola così si prevedeva, la possibilità per ciascuna parte di sospendere la fase di negoziazione conciliativa stragiudiziale e di ricorrere a una tutela d'urgenza qualora in buona fede, questo è un contratto di common law dove il riferimento a concetti di ragionevolezza e di buona fede è molto frequente, qualora in buona fede ci si attenda un danno irreparabile che si originerebbe nel tempo necessario a espletare tutta questa fase di conciliazione amichevole.